Vedere e sapere troppo è considerato un reato in una società in cui le masse si sentono a proprio agio con gli occhi bendati. Michael Bassey Johnson. Hai mai avuto la sensazione di capire intuitivamente cose che la maggior parte delle persone non percepisce? Potresti appartenere a un gruppo molto raro di persone che si qualificano come veggenti. Ebbene, continua a seguirci per scoprire se i segni corrispondono. E alla fine dell'argomentazione non dimenticare di lasciarci un like di gradimento e soprattutto un tuo commento riflessivo, perché ogni video, ti ricordo, è di fatto una risposta. Nel regno della spiritualità, un veggente occupa una posizione unica e venerata. Vengono spesso descritti come osservatori, persone che possiedono una sensibilità accentuata verso le forze invisibili che agiscono nell'universo. Oltre a testimoniare il mondo fisico, un veggente è sintonizzato sulle energie sottili e sulle dimensioni spirituali che modellano la nostra realtà. Un veggente approccia il proprio ruolo con umiltà e apertura, comprendendo che il futuro non è scolpito nella pietra, ma piuttosto è un arazzo di possibilità in attesa di dispiegarsi. Come osservatore, un veggente osserva queste possibilità con vivo interesse, offrendo intuizioni e guida basate sulla loro profonda connessione con il regno spirituale. Nel corso della storia, i veggenti hanno giocato ruoli vitali nel guidare individui e comunità nei loro percorsi spirituali, fungendo da canali tra il mondo fisico e quello spirituale, e offrendo saggezza e chiarezza nei momenti di bisogno. A volte l'universo ci dà suggerimenti su ciò che sta per accadere, come un segnale di avvertimento che ci dice di prestare attenzione. Se ti trovi spesso a percepire quando qualcosa di brutto potrebbe accadere e senti il bisogno di agire, potresti essere un veggente. È come avere un sesto senso. L'universo comunica in modi misteriosi, talvolta lasciando piccoli indizi o segni da cogliere. Come veggente, potresti notare questi segnali più degli altri, come un radar interiore che ti avverte di potenziali pericoli o problemi futuri. Questa capacità di percepire il futuro in scorci può essere sia un dono che una responsabilità. Immagina di camminare per strada e all'improvviso qualcosa ti blocca il cammino, come se l'universo ti spingesse a fermarti. Più tardi scopri che c'era una situazione pericolosa davanti a te, ma l'hai evitata perché l'universo ti ha fermato e tu hai ascoltato. È così che l'universo potrebbe comunicare con te come veggente, dandoti indizi sottili per proteggere te stesso e gli altri. Essere spirituali fin da giovani è un segno che potresti essere un veggente. È come avere una naturale inclinazione verso la comprensione di cose oltre ciò che puoi vedere. Fin da piccolo potresti esserti sentito attratto da concetti come l'amore, la gentilezza o l'idea di qualcosa di più grande di noi stessi. Questa connessione con la spiritualità non è qualcosa che tutti sentono fortemente, ma per te è stata parte della tua vita per tutto il tempo che puoi ricordare. Pensa a quando eri bambino. Mentre gli altri erano occupati a giocare con i giocattoli o ai giochi, potresti esserti trovato a contemplare i misteri della vita o a provare un profondo senso di meraviglia guardando le stelle. Queste esperienze precoci con la spiritualità possono modellare chi diventi da adulto. Essere spirituali fin dall'infanzia non significa necessariamente partecipare a servizi religiosi o seguire specifici rituali, ma piuttosto avere una curiosità per gli aspetti invisibili dell'esistenza. Potresti aver trovato conforto nella natura, aver sentito una connessione con gli animali, oppure avere avuto momenti di profonda intuizione mentre riflettevi sulle grandi domande della vita. Un segno che potresti essere un veggente è la persistente sensazione di non appartenere completamente al mondo che ti circonda. È come sentire di provenire da un altro luogo o che la tua vera casa si trovi oltre i confini di questo regno terreno.
Questa sensazione di estraneità è comune tra i veggenti, che spesso percepiscono i limiti del mondo fisico e anelano a una connessione più profonda con le dimensioni spirituali. Per i veggenti, questa sensazione di non appartenere può manifestarsi in vari modi, come ad esempio sentirsi fuori sincronia con le norme sociali e le aspettative, lottare per trovare individui affini che comprendano il loro percorso spirituale, o sperimentare un desiderio di uno stato di coscienza superiore al di là delle realtà banali della vita quotidiana. È come essere un estraneo che osserva il mondo con un senso di distacco e desiderio di qualcosa di più. Nonostante le sfide che accompagnano il sentirsi come se non appartenessi, questo senso di estraneità può anche essere un potente catalizzatore per la crescita spirituale e la scoperta di sé. È come essere un seme piantato in un terreno sconosciuto, cercando di trovare nutrimento e connessione in mezzo all'incertezza dell'ambiente circostante. Abbracciando il tuo ruolo di veggente, potresti trovare conforto nella consapevolezza che la tua vera casa risiede nelle profondità della tua anima, dove sei eternamente connesso alla saggezza infinita e all'amore dell'universo. Hai mai avuto la sensazione di non essere solo, anche quando non c'è nessun altro intorno a te? Per i veggenti, questa sensazione potrebbe essere più di una semplice immaginazione. Potrebbe essere un segno che sei in grado di percepire esseri spirituali. Vedere spiriti o angeli non è sempre così drammatico come sembra nei film o nei libri. È più sottile, come catturare un movimento con la coda dell'occhio o sentire una presenza nella stanza quando non c'è nessun altro. Questi esseri spirituali potrebbero apparire come lampi di luce, come ombre, o persino come una sensazione di calore e conforto che ti avvolge. Come veggente potresti aver avuto esperienze in cui senti la presenza di una persona cara che è passata a miglior vita, o senti la guida di un angelo custode che ti osserva. Questi incontri possono essere potenti promemoria dell'interconnessione di tutte le cose e dell'esistenza di un regno spirituale oltre i nostri sensi fisici. Se provi spesso déjà vu, quella strana sensazione di aver vissuto un momento prima potrebbe essere un segno che possiedi le qualità di un veggente. Il déjà vu offre scorci sulla natura non lineare del tempo, fornendo finestre su realtà alternative e esperienze passate o future. Per i veggenti, questi fenomeni servono come porte per una comprensione più profonda e lo sviluppo psichico. Invece di liquidarli come mere coincidenze, i veggenti abbracciano il déjà vu come opportunità di esplorazione e intuizione. È come guardare attraverso il buco della serratura nell'immensa vastità dell'ignoto, dove il tempo si piega e si contorce in modi che sfidano la comprensione convenzionale. Hai mai avuto un momento in cui semplicemente sapevi qualcosa, anche se non potevi spiegare come? È come avere accesso a informazioni che non erano disponibili attraverso mezzi normali. Come veggente, potresti sperimentare questi momenti più frequentemente degli altri. Non si tratta di indovinare o supporre, ma di una profonda conoscenza intuitiva che va oltre il ragionamento logico. Questa conoscenza non è qualcosa che puoi apprendere da un libro o essere insegnata a scuola. È come un sussurro dell'universo che ti guida verso la comprensione senza bisogno di prove concrete. Potresti trovarti a offrire consigli o intuizioni agli altri che sorprendono persino te stesso, chiedendoti come sapessi cosa dire. È come se l'universo stesse condividendo i suoi segreti con te, fidandosi che tu usi questa conoscenza saggiamente. È comune per i veggenti essere più in sintonia con qualcosa al di là del mondo materiale. Questa connessione con il regno spirituale è come una presenza costante nella loro vita. Non si tratta solo di credere in qualcosa di più grande, ma di sentire una profonda risonanza con le energie invisibili che ci circondano. Come veggente potresti trovarti attratto da pratiche come l'astrologia, come i tarocchi, o la meditazione,
cercando di approfondire la tua comprensione delle forze spirituali in gioco. È come esplorare territori inesplorati, addentrandosi in regni di esistenza che vanno oltre la portata dei nostri cinque sensi. Seguire un potere superiore che ti guida nella giusta direzione è un'esperienza comune per i veggenti. È come avere un compagno silenzioso che cammina al tuo fianco, offrendo supporto e guida nel tuo percorso spirituale. Questo potere superiore non è necessariamente una presenza visibile o una voce tonante dal cielo. Invece è un'energia sottile che puoi sentire nel profondo della tua anima. Potresti sperimentarlo come un senso di pace durante i momenti difficili o una chiarezza improvvisa quando prendi decisioni. È come avere una bussola che punta sempre verso il tuo vero cammino. Per molti veggenti questa guida si manifesta sotto forma di mentorship spirituale. È come avere un saggio insegnante che ti aiuta a navigare nelle complessità del regno spirituale. Questo mentore potrebbe essere una guida spirituale, oppure un antenato, o persino una divinità, a seconda delle tue credenze. Le sincronicità sono come coincidenze significative che accadono nelle nostre vite e per i veggenti possono essere particolarmente significative. Non si tratta solo di notare schemi o connessioni, ma di riconoscere la mano dell'universo che lavora, guidandoci lungo il nostro cammino. Numeri ripetitivi, incontri casuali con determinate persone o opportunità inaspettate che sembrano allinearsi perfettamente con i nostri desideri sono come piccole briciole di pane lasciate dall'universo che ci esortano a prestare attenzione e seguire i segni. Come veggente, potresti trovare te stesso a notare sincronicità più frequentemente degli altri. Intraprendere un viaggio spirituale è un'esperienza trasformativa e per i veggenti è una parte naturale del loro percorso. Non si tratta solo di seguire un insieme di credenze o rituali, ma di addentrarsi nei misteri dell'esistenza, cercando comprensione e illuminazione lungo il cammino. Questo viaggio non è sempre facile o lineare. È come navigare in acque inesplorate, affrontando sfide e ostacoli che mettono alla prova la nostra determinazione e il nostro impegno. Ma per i veggenti, questo viaggio è essenziale per la crescita e l'evoluzione, poiché porta a una connessione più profonda con il regno spirituale e a una maggiore comprensione di noi stessi. Come veggente, potresti trovarti attratto da pratiche come la meditazione, come la preghiera o il lavoro energetico, cercando di approfondire la tua connessione con il divino. È come pelare gli strati di una cipolla, scoprendo verità nascoste e intuizioni che portano a una trasformazione profonda. Questo viaggio spirituale non è solo un evento unico, ma una ricerca per tutta la vita di significato e scopo, guidata dalle forze invisibili dell'universo. Concludendo la nostra esplorazione dei segni indicativi di essere un veggente e dell'interconnessione della spiritualità, è bene ed importante ricordare che questi sono solo scorci di un regno esageratamente vasto e misterioso. Essere un veggente non significa possedere poteri soprannaturali o avere tutte le risposte. Ogni segno di cui abbiamo parlato, dal percepire gli avvertimenti dell'universo, al notare le sincronicità e intraprendere un viaggio spirituale, ci offre indizi sul nostro scopo più profondo e la connessione con il mondo che ci circonda. È come mettere insieme i pezzi di un puzzle. Ogni segno rivela un nuovo pezzo del quadro finché non iniziamo a vedere il quadro completo. Che tu ti identifichi come un veggente o semplicemente ti riconosca in alcuni dei segni di cui abbiamo parlato, sappi che non sei solo in questo viaggio. L'universo ci guida sempre, offrendo supporto e intuizioni quando ci apriamo a riceverle. Restando aperti di cuore e consapevoli, possiamo continuare ad approfondire la nostra connessione con il regno spirituale e scoprire le verità nascoste che risiedono dentro di noi. Grazie per la tua attenzione. Se hai apprezzato quanto visto e appreso e desideri continuare a seguirci,
ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Prenditi cura di te e, come sempre, ti auguriamo di trascorrere una bellissima giornata. A presto!